Salve ragazzi, come state? Io sono Billy. E oggi sono qui perché voglio parlare di delle cose che mi fanno tanta, tanta paura dell'Italia. E sono così spaventose che devo sussurrare perché non voglio disturbarle. E se mi fanno paura mi ammazzano ragazzi, mi ammazzano davvero. Io ci rimango morto, avete capito? Ok, quindi iniziamo con questa lista del cazzo. Con la prima cosa che mi fa tanta paura dell'Italia. Quindi la prima cosa che mi fa tanta paura dell'Italia è attraversare la strada. Perché a quanto pare chi sta guidando non se ne frega un cavolo se sto a passare. E tipo viene così vicino che mi quasi uccide. Tra l'altro quando stai a guidare qualcuno può passarti proprio così vicino senza pensarci due volte ed è tipo molto spaventoso per me. Quindi questa cosa mi fa paura, soprattutto però quando sto attraversando la strada e tipo sto andando e c'è una macchina e tipo non sai se la macchina si ferma oppure se io mi devo fermare ed è tipo una guerra per vedere tipo chi si fermerà di più, chi ci rinuncerà prima. E poi arrivi proprio a questo punto e di solito la macchina finalmente si ferma e tu fai tipo sono sopravvissuto, grazie a Dio, oh mio Dio. E poi stai bene. Ok, quindi questa cosa mi fa paura. Andiamo alla seconda cosa che mi fa paura. Mamma mia ragazzi, la seconda cosa che mi fa paura però è questo maledetto esame di maturità di cui parlate tantissimo. Io non l'ho mai fatto e non lo dovrò mai fare e mi fa paura. Quindi questa cosa è tipo il peso di tutta la scuola che hai fatto nella tua vita. E se sbagli una domanda vuol dire che non vale più la pena e andrai da nessuna parte nella tua vita, non andrai all'università. E tra l'altro la cosa che mi fa paura di questa cosa è quanto dovete studiare, perché ogni singola volta che chiedo ad un mio amico italiano cosa stai facendo mi dice sto a studiare e sta studiando per la maturità, anche se succede tra 7 anni, sta già studiando e si prepara adesso per fare questo esame tra 10 anni. Quindi l'esame di maturità mi mette una certa ansia e una paura di cui non voglio più parlare. Quindi andiamo alla terza cosa. La terza cosa è, vi giuro ragazzi, solo facendo questo video tipo ho paura perché sto parlando di queste cose, ma la lingua italiana mi fa paura. Solo perché adesso potete sentire che lo parlo abbastanza bene, diciamo me la cavo in italiano, ma a capire non sono così bravo. Perché non so se l'avete mai notato, ma in Italia ci sono 1000 versioni diverse dell'italiano. E mi ricordo quando sono andato in Puglia non capivo proprio niente e dovevo sempre chiedere scusa, me lo puoi ripetere in italiano perché non capisco questo salentino, lingua strana che non capisco per niente. So che in Sardegna hanno il sardo, in Napoli hanno il napoletano. Non capisco niente. Pensavo che quando stavo studiando l'italiano avrei imparato proprio una lingua comprensibile e tipo avrei capito una lingua, la stessa lingua comprensibile, speravo. Eppure poi quando sono venuto in Italia ho imparato che neanche voi capite tipo la maggior parte dei regioni e dialetti diversi, tipo i veneti non capiscono quelli del sud e viceversa. E tipo ogni singola regione dell'Italia è tipo una Italia, un italiano diverso. Questa cosa è triste e difficile per me. Quindi la mia domanda è dove c'è standard italiano? In Toscana? Non lo so. Quindi andiamo alla quarta cosa che mi fa paura. Allora ragazzi, lo so che finora questo video è stato abbastanza uno scherzo, più o meno, anche se quelle cose mi fanno paura davvero. Però la quarta cosa è una cosa più seria che mi fa paura, ovvero trovare un lavoro in Italia. Lo sapete che sono appassionato dell'Italia e se mai dovessi venire in Italia a vivere, sarebbe difficile trovarmi un lavoro grazie ai circostanze economiche che ci sono adesso. Questa cosa è triste, mi sa che i ragazzi appena finiti l'università non possono trovare un lavoro senza difficoltà. In America non è così, tipo di solito se vuoi un lavoro davvero non ci vuole tanto per trovarlo. Invece in Italia la realtà è che questo non è così. Per fortuna penso che il costo della vita è un po' abbassato in Italia,
Quindi non è così grave se il resto della vita non costa così tanto, ma comunque vorrei un lavoro se mai dovessi andare in Italia, e la realtà è non so quanto è facile trovarlo, e questa cosa mi fa paura pure. La quinta cosa è mangiare delle cose che non ho mai mangiato e non avrei mai pensato di mangiare, ad esempio il coniglio, il cavallo, la trippa, che tra l'altro non so nemmeno cos'è, so che fa paura a tutti, coratella, coda della mucca, cose stranissime che non ho mai pensato di mangiare, non avevo mai pensato di mangiare, eppure le mangiate non spesso ma ogni tanto in Italia, e penso sia una cosa abbastanza normale e comune per voi, ma non so se le mangerei proprio un coniglio o tipo un cavallo. È strano, l'Italia non è l'unico paese che mangia queste cose, ma comunque fa paura ragazzi, e andiamo alla sesta e l'ultima cosa che mi fa paura dell'Italia. La sesta cosa non dovrebbe far paura a voi perché siete italiani, quindi lo sapete fare benissimo, ma sto parlando del dress code italiano, come si dovrebbe vestirsi. Io sono un ragazzo americano che cazzo ne so ragazzi come vestirmi, soprattutto in Italia quando vado a Firenze e vedo tipo questo maschio con una barba perfetta e tipo occhiali da sole che costavano tipo 1000 euro, e poi uno smoking fighissimo, e sono tipo ma questo ragazzo da dove viene e dove sta andando, perché io non mi sono mai vestito così. Però spero un giorno di avere uno suit, giacca e cravatta, così swag, veramente ragazzi, cioè. Quindi in Italia non lo so se me la cavo con i vestiti. Adesso ho una maglietta con scritto giapponese, quindi è una cosa abbastanza strana. Ma comunque ragazzi, in America diciamo chi se ne frega come ci vestiamo, è tutto libero. In Italia non penso sia così, può far paura ad un americano come me. Ragazzi, così può finire la mia lista delle cose che mi fanno più paura dell'Italia. Spero vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi sulla mia pagina Twitch, Instagram, follow me everywhere, do all this stuff for me, please guys. E un'ultima domanda è: quante volte chiedere la domanda, ti puoi iscrivere a me per favore? Quante volte è riuscito a guadagnare un iscritto? Non penso tante, quindi non vi chiedo nemmeno di iscrivervi al mio canale, se vorrete lo farete. E ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. This is Briller saying peace.